foglietto che abbia avuto il primato anche di durata per le spiegazioni che avete dato, ecco, per questi elementi. Però vi ricordo alcune esperienze, questa è una maniera anche per rispondere alla domanda di Diego Andreatta, ad esempio nelle Marche, il sentiero che va sul Monte Cattete, che è molto bello, che parte dal monastero d'Avellana, citato da Dante nella Divina Commedia, prevede ogni anno una città notturna di un fascino incredibile. Questo per dire che ogni regione poi modula, trova una, direi, una possibilità di rendere il proprio sentiero ancora più interessante, ancora più accattivante, per cui conoscere, e voi avete fatto bene a mettere anche nella parte finale del libro l'elenco degli altri sentieri, e poi basta andare sul sito anche dei sentieri tracciati, che è sì migliorabile, ma intanto è un primo aggancio, dà la possibilità di trovare altre espressioni, altre modalità. Fra l'altro, quest'anno è il 150° del CAI, è prevista una pubblicazione di valenza nazionale che riguarda i sentieri tracciati. Dante Colle la seguirà, che è responsabile della commissione pubblicazione. Io sono convinto che il vostro sentiero in quella pubblicazione avrà adeguato risalto e avrà, direi senza dubbio, un richiamo significativo.